L'invasione dei bruchi. Hanno mangiato quasi tutte le mie mele. Andrà tutto bene, Pico. Ci siamo noi. Ricordati, Pico, per ogni problema esiste una soluzione. Forza, amici, dobbiamo fare in fretta o i bruchi mangeranno tutte le mele. Ok, ma che possiamo fare? Mi è venuta un'idea. Ho preparato una bella insalata. I bruchi la adoreranno e lasceranno in pace le nostre mele. Che cosa hanno detto, Summer? Che a loro non piace affatto l'insalata. Siete proprio dei maleducati! Rovinate le mele di Pico e poi sprecate l'insalata di Summer! Va tutto bene, Todd, proviamo ad essere gentili. Amici bruchi, vi prego, non mangiate le mele. State distruggendo il duro lavoro di Pico. Guardate com'è triste. Todd, forse hai ragione. Dobbiamo insegnargli un po' di educazione. Salverà le mie mele. È fatta di legno. Ma loro non lo sanno. Forza, andiamo a provarla. Sei pronto, Todd? Prontissimo, Summer. Eccoli che arrivano. Del male, vogliamo proporvi un patto. Vi lasceremo andare se... Se, anziché mangiare tutte le mele del frutteto, mangerete solo quelle di quell'albero. Allora che ne dici, affare fatto? Coraggio, cosa hai deciso? Adesso sì che ragioniamo. Che cosa state aspettando? Andate! Si è fermato.
succedendo qualcosa. Hanno mangiato abbastanza. Finalmente adesso possono costruire il bozzolo che li proteggerà dai pericoli. Dormiranno finché non si trasformeranno in farfalle. Ecco perché erano così affamati. Ora dobbiamo soltanto aspettare. Ehi, ragazzi, ci siamo! I bruchi si sono trasformati in farfalle. Si scusa per aver mangiato così tante mele. Non riescono a controllarsi quando sono bruchi. Wow! Devo ammetterlo, non ho mai visto niente di così stupendo. Che spettacolo magnifico! Amici, avete salvato le mie mele. Grazie! Ottimo lavoro! Pronti per il ballo del bruco! Le galline stanno male! Ci siamo, amici della fattoria! Il concorso annuale delle torte è ufficialmente aperto! Proprio così, Todd! Il vincitore di oggi avrà l'onore di condividere il suo piatto con gli amici del mercato! E riceverà in premio questo fantastico nastro azzurro! Oh, che bello! Un momento, dov'è Doris? Ecco, mi ha detto di portare la sua famosa torta alla crema. Ha avuto un'emergenza al mercato. Ok, non è da lei, ma forse dovremmo iniziare dalla sua torta. Usa sempre uova freschissime. Sono sicura che sarà eccezionale. Uova freschissime? Chissà che bontà! Qualcosa che non va. Decisamente no. Todd, corriamo subito al mercato a cercare Doris. Oh, ma queste uova sono marce. Hanno anche uno strano odore. Mi hanno rovinato la pasta. Mi dispiace tanto. Cercherò di prendere uova migliori. Mi dispiace per la sua pasta. Ehi, Doris, ma che succede? Ci sei mancata al concorso e il tuo dolce non... non era il massimo. Oh, lo so! C'è qualcosa che non va nelle mie uova e non so perché! Beh, sarà il caso che indaghiamo. Inizieremo con le tue galline. Ottima idea, Summer! Tutti al pollaio! Molto bene. E guardate qui. Il guscio è verde? Davvero strano. Cosa sta succedendo, Doris? Ecco, ultimamente le mie galline sembrano malate e non fanno molte uova. Ma non so perché. Forse fa troppo caldo qui fuori e si sentono stanche. Mi è venuta un'idea. Non sono sicura che sia questa la soluzione. No, effettivamente non mi sembra che stiano meglio. Ecco, ho trovato! Avranno la febbre e sentono freddo. Abbiamo bisogno di molto fieno per tenerle comode e al caldo. Summer, forse il fieno è un po' troppo. Neanche questa è la soluzione. Mi dispiace, cara. Beh, se non hanno
hanno troppo caldo né troppo freddo, ma sono ancora stanche. Forse hanno bisogno di un po' di esercizio. In città fare esercizio fisico ci faceva stare sempre meglio. Summer, sei sicura che... Oh! Va bene, gallinelle, diamoci una mossa. Passo avanti, gira intorno, salta e fa. Questa sia la soluzione? No, direi di no! Oh, avete ragione! Non so proprio come aiutare le galline! Non preoccuparti, Summer! A volte un errore può condurti alla risposta giusta! Oh, hai ragione, Todd! C'è una cosa a cui non avevo ancora pensato! Oh no! Speriamo non siano altri esercizi! Ehi, oh. Aspetta! Oh, ciao, Summer! È l'ora dello spuntino per le galline! Posso vedere che cosa mangiano? Certamente, ma non credo ti piacerà. Todd, le patate sono verdi! Le galline non possono mangiare patate non mature, le fanno ammalare! Ecco spiegato il mistero! E il saporaccio delle uova! E il loro strano odore! Ma che cosa ho combinato? Sono un maestro! Va tutto bene, Pico. Sappiamo che non l'hai fatta apposta. Ma sarà meglio cambiare subito le patate verdi con dei cereali genuini. Oh, Summer, grazie mille! Ce l'hai fatta! Hai risolto il problema e ora le mie galline e le mie uova sono salve! Davvero deliziosa, Harry! Adoro la torta di mele, che delizia! E ora la concorrente finale, Doris con la sua torta alla crema. Straordinaria! Che bontà! Abbiamo il vincitore! Oh, amici, grazie! È tutto merito di Summer! Congratulazioni, Doris! Ci è voluto un po'! Ma finalmente possiamo mangiare la tua famosa torta alla crema e condividerla con tutti al mercato! Ottimo lavoro, amici! Resta solo un'ultima cosa da fare! Pronti per il ballo delle uova! I micetti oggi. Ciao, Summer! Sono insieme a Pico. È stato così gentile ad offrirsi di leggere loro un libro. E poi Jack fece crescere una pianta di fagioli così alta da raggiungere le nuvole. Ah, fino alle nuvole! Non si stancano mai, ma almeno stanno un po' fermi con quel libro. Pico, anche noi vogliamo vedere una super pianta di fagioli. E la vedrete. Guardate! Questo è un nuovo tipo di fagioli che ho piantato nell'orto la settimana scorsa. Magari sarà quello giusto! Non si sa mai! Perché non andiamo a controllare? Vediamo anche noi! Sì! La mamma deve finire di fare la spesa, piccola! Possiamo occuparci noi di loro mentre tu fai acquisti. Che ne dici? Ottima idea, Summer! Fate i bravi, micetti! Ciao! Salto coniglietto! Andiamo tutti all'orto! Conosco tutti i trucchi per far crescere le piante di fagiolo. Terriccio speciale, acqua minerale e anche concime. Adesso mancano soltanto i fagioli perfetti. Ta-da! Congratulazioni, Pico! Sono davvero grandi come i fagioli di Jack! I rampicanti dovrebbero crescere qui! No, Summer! Se i rampicanti coprono le altre piante, rischiano di non farle crescere! Oh no! Le mie preziose verdure! Dobbiamo spostare i rampicanti! Come in un parco avventura! Ci converrà farli
fagioli più grandi di sempre, che non mi sono accorto di aver combinato questo disastro. Tranquillo, Pico. Non c'è errore che non può essere sistemato. Se ci impegniamo tutti insieme, recupereremo i micetti, men che non si dica. Grazie, amici. Ora diamoci da fare. Summer, lei è mia nipote, la piccola Hope. Sono stato scelto per farle da babysitter. Bravo, Harry! Ha una vocina niente male. A essere sinceri, ho una gran paura di sbagliare. Non fa che piangere qualsiasi cosa io faccia. Ehi là, Harry, ma sei sicuro che stia bene? Forse ha troppo caldo. O magari invece ha troppo freddo. No, no, sta bene, ve lo assicuro. Voglio solo essere un bravo zio per la piccola Hope. E lo sei, Harry. Vedrai che andrà tutto alla grande. Grazie, Summer, sei davvero un'amica.
magari ce le do un po' di latte e starà meglio. Sì, è un'ottima idea. Andiamo alla stalla delle mucche! Ciao! Oh, ma ditemi chi è questa piccola meraviglia? Un bugi 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 bugi! Oh. Bugi 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 bugi! Harry, andiamocene di qui prima di combinare qualche altro pasticcio. Forza, prepariamo il latte per Hope. Non sono affatto bravo. No, Harry, sei solo nervoso. Tutti sbagliamo quando siamo nervosi. Ma forse puoi aiutarmi ad aprire questo barattolo di pappa? Oh, senz'altro. Sta a guardare, ecco il mio gran tocco al galoppo. Te l'avevo detto, hai tutto quello che serve per essere un bravo zio. Ora diamo la pappa alla cucciolina. Se non ha fame deve avere sonno, giusto? Ecco qua, pronta per un bel sonnellino. Le basterà una ninna nanna. Voglio provare anch'io. Non è stanca e non ha nemmeno fame. Ora che si fa? E se fosse annoiata? Facciamo qualcosa di divertente. Proprio niente che funzioni. Ricorda, Harry, per ogni problema esiste una soluzione. Hai il singhiozzo. I cuccioli devono fare il routine dopo mangiato. Ci penso io. A dirla tutta, non so proprio cosa fare. Sarà meglio che te ne occupi tu, Summer. Di solito questo metodo funziona. Non è solo gonfia, è super super gonfia. Harry, questa è una cosa che puoi fare soltanto tu. Forza, andiamo in un posto più tranquillo. Adesso prendi Hope e concentrati. Non vedo a cosa possa servire. E ora, Harry, è il momento di sfoggiare il tuo gran tocco al galoppo. Va bene. Ricominciamo da capo. Ce l'abbiamo fatta. Piccola Hope non piange più. A proposito, dove sono Harry e la piccola? Sono laggiù. Wow, sembra che tu e Harry ce l'abbiate fatta. Il
merito stavolta è tutto di Harry. Diciamo che ha un tocco speciale. Ottimo lavoro. E adesso pronti per il ballo del cavallino addormentato. Tornino indietro. Eccole là, prendiamo. Ma cosa stanno facendo? Cercano da mangiare. Hanno fame. Fame? Beh, dite che l'erba fresca appena tagliata potrebbe piacervi. Dopo quella mangiata non credo che le pecore andranno molto lontano. Hai sentito, Betty? Ora riportarle a casa sarà... facile? Riportiamole tutte a casa! Siamo qui!
Grazie a questa gru posso far scendere il gancio fino in fondo al dirupo. Forza, ora afferra il gancio. È troppo, non ce la può fare. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Quest'anno. Ma non erano grandi? Quelle che abbiamo sono quasi terminate. Ci serve molto più fieno per superare l'inverno. Vediamo se possiamo farcene consegnare un po'. Andiamo! Ciao! Siete tutti qui per la consegna del fieno? Quest'inverno noi pecore avremo bisogno di tanto fieno perché non potremo pascolare. E noi galline lo usiamo per fare i nidi come questo. Anche a me serve del fieno per il mio letto. Quello che ho è un po' ammuffito. Ecco che arrivano Harry e Pico. Scusate, amici, non siamo riusciti a trovare le balle di fieno che ci servivano. Ci servono! Che si fa? Non temete, lavoreremo insieme e ne faremo alcune per noi. Tutti al campo di fieno! Prima cosa taglierò questo loietto alto usando il trattore. Mentre Todd taglia l'erba, noi la sistemiamo in fila. E ora facciamola asciugare all'aria aperta. È una giornata così bella. Sta funzionando. Così buono! Non c'è niente come il fieno appena tagliato! Ed è anche così caldo! Ecco perché gli animali della fattoria lo usano per nidi e lettini! Allora festeggiamo! Evviva! Bene, sembra che il fieno si stia seccando! E adesso? Non so come fare delle balle di fieno grandi e rotonde. Ci vogliono macchinari speciali e li hanno le grandi fattorie. Però posso usare la mia buona vecchia pressa fieno per farne delle piccole quadrate. Guardate bene! Thank you.
credo ci sia qualcosa che non va. Vedete? La balla è a forma di triangolo. I triangoli non vanno bene. Non sta funzionando come dovrebbe. Mi dispiace, amici. Come sta andando la raccolta del fieno? Purtroppo siamo riusciti a ottenere solo queste balle. Ah, queste non vanno bene. Abbiamo bisogno di grosse balle di fieno rotonde per prepararci per l'inverno. Aspettate, forse dovremmo affrontare questo problema in un altro modo. Summer, dimmi, ti è venuta un'idea per caso? Puoi scommetterci, seguimi. Man mano che le usi. Sì, ma... queste sono perfette. Andiamo! Se la balla di fieno si può srotolare, si può anche arrotolare. Dovrebbe essere di questa grandezza. No! Più grande! Facciamo a gara a chi finisce per primo? Sfida accettata! Amici della fattoria? Harry, per chi è questa scatola? È un regalo speciale di mamma coccodrillo per tutti noi della fattoria. Un regalo? Allora apriamolo! Chissà cosa c'è dentro! Mi dispiace, Pico, ma dobbiamo aspettare mamma coccodrillo e io prima devo consegnare tutte le altre scatole. Questa scatola è davvero pesante! Ah! Oh no! Salto coniglietto! Harry, va tutto bene? La mia schiena! Non riesco a muovermi! Ah. Harry, riesci ad alzarti? Non credo proprio! Sono bloccato! Summer, portiamo Harry alle stalle! Buona idea, Todd! Pico, ti andrebbe di darci una mano! Pico? Oh, scusate, è che sono così curioso di aprire la scatola! Ora no, Pico! Prima dobbiamo aiutare Harry! Va bene! E questa viene con noi! Mettiamo il regalo da parte per il momento. Bene, Harry, ora metterò il tappetino termico sul punto che ti fa male e poi ti farò un piccolo massaggio. Ti rimetterai in piedi in un battibaleno. Fantastico! Devo assolutamente consegnare quelle scatole. Oh, credo proprio di no. Pico, potresti pensarci tu. Non ti preoccupare, Harry. Ci penso io. Prima, però, vorrei aprire la scatola. Non ora, Pico! Ok.
Ricorda, Harry, per ogni problema esiste una soluzione. Vado a preparare qualcosa per aiutarti. Oh, è quello il punto. Un po' più a sinistra, ora a destra. Ah, proprio lì. Oh, wow! Mi sento davvero molto meglio. Ecco le scatole per la prima consegna. Ma prima di andare, posso aprire il regalo di mamma coccodrillo? Non ora, Pico! Oh? Ok. A dirla tutta, mi sento molto meglio adesso. Posso consegnarle io. Grazie, Pico. Aio, come non detto. Devi stare più attento. Mi è venuta un'altra idea. Vado a fare la prima consegna. Per chi sono queste scatole, Harry? Sono per Doris. Fai attenzione. Ricevuto. A più tardi. Sì! Ripeti quello che faccio io. Schiena dritta. Sulle braccia. E respira. Schiena dritta. Sulle braccia. E respira. Fantastico! Wow! Mi sento come nuovo e pieno di energia! Grazie, Summer! Harry, ti ho fatto delle stampelle! Forse hai bisogno di più sostegno! E io ho preso le scatole per la seconda consegna! Ora posso aprire il regalo, per favore? Non ora, Pico! Ok! Le stampelle sembrano funzionare, Todd! E grazie per aver consegnato le scatole a Doris, Pico. A queste ora ci penso io. Ai, oi, oh no, di nuovo! Credo proprio che dovremmo pensare a qualcos'altro. Le stampelle non vanno bene. Harry, queste scatole sono per Molly, vero? Sì, esatto. Vado a prepararti qualcosa di più utile. Consegna per Molly! Grazie mille, Pico. Ecco fatto! Con queste ho finito le consegne. Ora posso finalmente aprire il regalo di mamma coccodrillo. Ci sono riuscito! Ho consegnato tutte le scatole. Ora possiamo aprire il regalo. No! Dobbiamo aspettare mamma coccodrillo. Sarà qui a breve. Non ce la faccio più ad aspettare. Puoi dirmi cosa c'è in questa scatola? Fermo! Mi sono appena accorta che il problema non è la tua schiena, ma come ti pieghi! Hai ragione. Allora devo essermi allungato troppo. In effetti, credo di aver sempre alzato la scatola nel modo sbagliato. Harry, guardami! Quando alzi qualcosa di pesante, devi piegare le gambe, tenere la schiena dritta, tirare la scatola vicino a te e sollevarla usando le anche. Hai ragione! Guardami! È così facile! E poi, non fa male! Ben fatto, Harry! E quella scatola è pesante, quindi fai piano! Wow! Ma guardati! Credo che non avrai bisogno di questo busto! Cosa c'è nella scatola, allora? Io non ce la faccio più! Ciao a tutti! Bene, eccomi qua! Evviva! Finalmente possiamo aprire il nostro regalo! Certo! Spero tanto che vi piacerà! La mia stupenda collezione di sassi decorati per voi! Dei sassi decorati? Sì! Non sono una meraviglia! E li ho decorati tutti da sola! Beh, questo spiega perché la scatola fosse così pesante da sollevare. Il regalo erano dei sassi! Sì! E questo qui è per te! Davvero? È bellissimo! Wow! Ne è davvero valsa la pena! Ottimo lavoro, amici! Resta solo un'ultima cosa da fare! Pronti per il ballo della scatola! Buongiorno,
buongiorno, Doris. Ecco le tue uova sane e salve. Ciao, Summer. Tu sei sempre così di grande aiuto. A me piace aiutare tutti. Attento! Cookie, cerca di fare attenzione. La mamma sta lavorando. Adesso ti faccio volare proprio come una farfalla. Salto coniglietto! Con tutto il lavoro che c'è da fare oggi, tenere a bada i nostri piccoli è impossibile. Già! Oh, magari posso aiutarvi badando a loro per oggi. Miau, piccoli! Fate i bravi, la mamma deve fare delle compere! Posso aiutarti io, occupandomi dei tuoi piccoli. Sarebbe bello se Summer potesse aiutarci. Ah, è così brava con i bambini. Oh sì, è vero! Certamente! Posso aiutare tutti! Tieni, Summer, questo carretto potrebbe esserti utile. Grazie, Pico! Ciao, piccoli! Il pisolino è a mezzogiorno! Non scordate la crema solare! Beh, che cosa stiamo aspettando? Su, andiamo a divertirci! Ciao, ciao! 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 Voglio guidare il treno! Voi piccoli avete un sacco di energia! Io so dove andare! Al recinto dei cavalli! Che corrono sulla pista. Oh, oh no! Vi prego, uscite dal fango! Cookie, non saltare sul pieno! Ma dove sono i micetti? Ah, scendete subito! Sì! Ah, evviva!
saputo di tutte le tue avventure e ti ringraziamo per esserti presa cura dei nostri piccoli oggi. Volevo accontentare tutti, ma temo che le cose mi siano sfuggite un po' di mano. Fare la babysitter è impegnativo. Fa tutto bene, cara. Sei stata incredibile. Ottimo lavoro, Summer! Grazie, Todd. Resta solo un'ultima cosa da fare. Pronti? Per il ballo della babysitter! Talpe dispettose! Tieni, Betty, grazie! Sei pronta ad aprire, Summer? Quasi, Todd. Mi mancano solo le verdure. In arrivo! Questo è in assoluto il mio raccolto migliore dei capolavori! Sto bene! E credo anche le mie verdure. È successo davvero? No! Non riesco a crederci! Le verdure sono scomparse sottoterra! Le mie verdure! I miei capolavori! Non potrò più condividerle con i nostri clienti! Detesto vedere Pico così! Lo aiuteremo noi! Se ci ragioniamo insieme, troveremo una soluzione in men che non si dica! Andrà tutto bene, Pico! Ricordati, Pico, per ogni problema esiste una soluzione! Grazie, amici! E ora catturiamo quei ruba verdure! Forza, tutti all'orto! Oh no! Sono stati anche qui! Che disastro! I fori e la forma di queste orme possono averle lasciate solo un tipo di animali, le talpe. Ho un'idea! Raccogliamo delle verdure da usare come esca! Non riusciranno a resistere, le coglieremo sul fatto! Hai ragione, Summer! Ora dobbiamo solo tenere gli occhi aperti sulle verdure! Ci sono verdure ovunque! Non possiamo tenerle d'occhio chiuse! Eccole che tornano! Per attirare fuori le talpe e penso che questo piano funzionerà. E io credo di sapere che cosa hai in mente. Prendo l'attrezzatura da pesca. Io non ho capito niente. Ecco, Pico, ora le attireremo fuori con queste esche. Quando verranno fuori le catturerai con il retino. Sono pronto. Qualcosa che possiamo fare per queste talpe. Ah, vi prego, ditemi che avete un piano. No, Pico, mi dispiace tanto. Mi è venuta un'idea. Ecco qua. È il menù di un picnic? Sì, se non vogliono uscire, prepareremo loro un pranzetto coi fiocchi. Beh, in effetti sembrano molto affamate. Esatto, se vanno così ghiotte per le verdure, come faranno a resistere ad un pasto completo? Torno subito! Devo prendere la mia coperta speciale da picnic!
Quando le talpe vedranno questo cibo delizioso, usciranno dalle loro tane! Lo senti? Che profumino delizioso, Tonky! Non possiamo prendere anche un po' di quel cibo? Assolutamente no, Tonky. Torniamo sottoterra o ci cattureranno. Vedrete, non resisteranno ancora per molto. Se il cibo è pronto, lo sono anche io. E ora prepariamo il nostro picnic. Sta funzionando. Hai visto? Ha un aspetto delizioso. Ti ho detto che ci cattureranno. Non ce la faccio proprio più. Voglio prenderne un po'. Li abbiamo catturati finalmente. Perché volevate distruggere il mio orto? Ci dispiace tanto, non volevamo, ma... Ma siete cattive e ingorde. No, abbiamo solo tanti bambini, fratelli, sorelle, nipotini e nipotine da sfamare. Ci dispiace. Ma di quante talpe state parlando? Beh, giusto qualche centinaio. Wow, non mi sorprende che vi serva tutto quel cibo. Quindi non volevate distruggere il raccolto? No, è solo che avete così tanto cibo. Non lo faremo più, ci dispiace. Abbiamo sbagliato, ma vi prego, lasciateci rimediare. Faremo qualsiasi cosa. Ok, abbiamo capito. Cercavate solo di sfamare la vostra famiglia. Beh, ho in mente un bel lavoretto per voi. Continuate così, amici. Insegnare loro a piantare il proprio orto è stata un'ottima idea, Tonky. Abbiamo scavato tantissimo. Ma avremo le nostre verdure quando avremo finito e non dovremo più disturbare Pico. E io posso finalmente condividere i miei capolavori con i nostri clienti. Ottimo lavoro, amici! Pronti per il ballo delle talpe! Pecore dal parrucchiere! Pronta per una nuova giornata, Betty? Aspetta, non scappare! Cosa? Guarda, non ho paura! Ma che succede, Todd? Il giorno della tosatura. E questo agnellino è solo spaventato per la sua prima tosatura. Cos'è il giorno della tosatura? Il giorno in cui rasiamo il manto spesso e sporco delle pecore, così rimangono pulite e in salute. Non ci piace essere tosate. Guarda quel rasoio. È così spaventoso. Betty ha ragione, Tom. Il rasoio è davvero spaventoso e farsi tosare farebbe paura a chiunque. Spaventoso o no, è necessario. Oggi vi toserò, così avrete tutte un nuovo taglio di capelli, anche tu, Betty. Tranquilla, Betty. Troveremo un modo per sistemare le cose. Tutti alle cinque delle pecore! Ma queste pecore hanno proprio bisogno di essere tosate. Vedrai che saranno felici dopo che avremo tolto tutta quella lana pesante. Alle pecore piace essere tosate. Sarà divertente, vero piccolina? Shippy, è il tuo turno, vieni. Il solito taglio? Numero uno o numero due? Vada per il primo, perfetto! Povera Shippy, Todd sa fare solo il numero uno! Che vi dicevo? Ora Shippy è più pulita e leggera! Il numero uno va sempre alla grande! Ha un aspetto orribile! Chi è la prossima, ragazze? Sono scappate tutte! Era un taglio perfetto! Quel rasoio spaventa le pecore, Todd! Così come lo sguardo nei tuoi occhi! Serve qualcosa di più silenzioso e magari dovresti sorridere di più! Ho uno sguardo spaventoso! Vediamo un po'!
Forbici, spazzola e pettine. Ma così ci vorrà troppo tempo. Forse sì, ma nessuna pecora vuole essere tosata da un rasoio così spaventoso. O da un barbiere spaventoso. Ehi là, ragazze! A chi di voi piacerebbe essere tosate in totale tranquillità? Ma stavo sorridendo! Continua a lavorarci e poi sarà meglio liberarci di questo rasoio una volta per tutte, Todd! Certo, va bene, ma dove sono finite le pecore? Forza, andiamo a cercarle! Se ci avviciniamo troppo, loro si allontanano. Hanno davvero paura della tosatura? Ricordate, per ogni problema esiste una soluzione. Se solo la tosatura fosse alla moda come nelle riviste. Può esserlo. Non sarà più il giorno della tosatura, sarà il giorno della conciatura! Che cosa vuoi dire? Possiamo costruire il nostro salone di bellezza qui alla fattoria. Poltrone comode, parrucchiere e specchi. Sarà uno spasso per le pecore. Che ne dici, Todd? All'opera! Ottimo lavoro, Todd! E ora che ne dici di farti un bel taglio all'ultima moda, Betty? Non vedo l'ora, Summer! Pronta? Ho in mente un taglio moderno, ideale per una festa. O forse uno più alla moda, morbido e romantico. Ecco fatto! Che te ne pare? Che bellissima acconciatura, Summer! Beh, quel taglio ti dona davvero! Io invece starei bene con i capelli lisci! Questa lana tiene troppo caldo, in effetti! Io preferisco i ricci, però! Una spuntatina per me! Cosa state aspettando? Piano, una alla volta! Avrete tutta la vostra acconciatura! Basta coi numeri uno o due! Scegli l'acconciatura che preferisci! Ta-da! Ce l'abbiamo fatta! Siete felici? Grazie a te non ho avuto paura! Adoro il mio nuovo taglio! E siete tutte pulite e in salute! La tua idea del salone di bellezza è stata super, Summer! D'ora in poi nessuno si lamenterà mai più del giorno della tosatura! Betty, non si chiama più il giorno della tosatura, ricordi? Ma il giorno dell'acconciatura! Ottimo lavoro, amici! Pronti per il ballo dell'acconciatura! Iscriviti al